Prego. No, io volevo semplicemente dire che quando abbiamo quando ho fatto questo titolo l'ho fatto presto, l'ho fatto perché avevo già chiesto le dimissioni di Berlusconi, l'avevo fatto semplicemente perché era a rischio veramente il lavoro e il risparmio degli italiani ed era in arrivo il cigno nero italiano. Io qualche giorno dopo vado a trovare Ciampi, con cui ho avuto sempre un rapporto quasi filiale, anche perché quando si fanno dei titoli così impegnativi un direttore si interroga, vuol capire, e io gli ho chiesto: ma che cosa succederà all'euro? Che cosa succederà all'Italia? Lui mi ha detto: ti voglio raccontare un mio colloquio con John Major. John Major è stato cancelliere dello scacchiere della Thatcher. Oggi è ritornato di moda perché dopo Brexit gli inglesi gli hanno chiesto aiuto. E dice: io parlavo con Major e Major mi diceva: scusi dottor Ciampi, io veramente non la capisco. Lei è il governatore della Banca d'Italia ed ha un potere tutto suo, sovrano, può alzare e abbassare il tasso di sconto quanto vuole, decide lei. Perché è così smanioso di cedere ad altri questo potere? Dice: io sai cosa gli ho risposto? Gli ho detto: scusi John, se mentre io e lei parliamo arriva un flash di un'agenzia, della Reuters, che dice che la Bundesbank ha alzato il tasso dello 0,25 o ha abbassato il tasso dello 0,25, lei può stare tranquillo che nel giro di un'ora tutte le banche centrali alzeranno o abbasseranno il tasso di sconto. Quindi quale potere ho io? Io ho solo il potere di eseguire l'ordine della Bundesbank. Invece io, pensi un po', vorrei concorrere insieme agli altri a decidere prima quando premere il pulsante. Vedete, mi ricordo una frase che usava sempre Ciampi in quell'epoca, mi diceva, perché all'epoca c'era Bossi, non c'era Salvini, e Bossi diceva che bisognava tornare alla lira. E lui diceva: ma quanti sanno che tornare alla lira significa tornare alla dittatura del marco? E sapete perché lo diceva? Perché a novembre del 2002, del 92, non a novembre, nel 92, quando l'Italia rischiava la bancarotta, Ciampi era nella stanza del presidente del Consiglio Amato. Arriva il consigliere Alfonso e gli dice: guarda che il governatore della Bundesbank vuole parlare urgentemente col dottor Ciampi. Il dottor Ciampi esce, va al telefono, il governatore della Bundesbank dice: guardi, la informo che da lunedì non potremo più cambiare, non cambieremo più lire con marchi. E lui dice: ma non potete, ci sono i trattati, avete aderito al sistema monetario. Noi possiamo, e per correttezza e gentilezza la avvisiamo che da lunedì non cambieremo più lire con marchi. Mi scusi se la interrompo perché un attimino soltanto vedo la clessidra insomma dell'orologio che si scorre, volevo sapere innanzitutto se c'erano anche delle domande da parte dei ragazzi che avevano paventato qualche domanda. So che lei stamattina insomma ha già avuto questo confronto con i ragazzi, se c'è qualche ragazzo che vuole fare una domanda. Posso farle io una domanda? Anche per adeguarci insomma alla platea, che giustamente lei ha detto è una platea anche dei giovani, alla luce di quello che è stato detto della crisi economica che c'è stata e poi del racconto che ha portato a Mario Draghi, lei prima ha fatto un esempio molto interessante, l'esempio pratico del ragazzo dell'università. Alla luce di quello che sta succedendo oggi in Italia, il futuro di questi giovani che stanno oggi in questa piazza, perché comunque la crisi economica oggi viene vista anche come una crisi di identità per i ragazzi e una crisi anche che a livello umano di valori è una crisi che si riversa inevitabilmente anche sul futuro lavorativo dei giovani, ragazzi. Secondo io la cosa che voglio dire, l'ho detto stamattina, la ripeto qua, i giovani di oggi devono studiare la storia economica di questo paese, devono capire chi ci ha salvato e chi ci prende in giro. Non credete ai pifferai, perché ci sono troppi pifferai in giro, troppi dispensatori di illusione. Io il racconto che volevo concludere e che concludo adesso velocissimamente è che nel 92 l'Italia rischiava la bancarotta e il governatore della Bundesbank decise di non cambiare più lire con marchi e non si poteva fare nulla perché Amato e Ciampi dovettero scoprire
che il governatore della Bundesbank, quando entrò nello SME, si fece fare una lettera dal cancelliere tedesco che gli disse che quando la reputazione di un'altra moneta metteva a rischio la reputazione del marco tedesco, potevano rifiutare di cambiare lire con marchi. Quindi la famosa dittatura del marco era confermata in tutti i campi. Se ci pensate un secondo, Mario Draghi ha attuato la profezia di Carlo Azeglio Ciampi, perché se andate a vedere i verbali dei direttivi della Banca Centrale Europea scoprirete che tutte le proposte del Presidente della BCE non sono quasi mai approvate all'unanimità, sempre con 3, 4, 2, 5 voti contrari, uno sarà sempre contro ed è il voto del governatore della Bundesbank. Quindi esattamente come aveva previsto Ciampi, io voglio concorrere a decidere insieme agli altri, non voglio premere il pulsante quando lo decide qualcun altro. Perché sto raccontando queste cose? Sto raccontando queste cose e rispondo alla domanda dei giovani, perché l'Italia era sull'orlo del baratro e ha rischiato il default sovrano, che è quello default che toglie veramente il futuro al paese. Oggi che cosa dobbiamo evitare? Dobbiamo, come ci ha insegnato Ciampi e come ha fatto Draghi, dobbiamo chiedere un'Europa diversa. Dobbiamo chiedere che l'Europa cambi, che l'Europa faccia gli investimenti, ma per fare questo dobbiamo essere seri, responsabili. Per cambiare le regole dobbiamo dimostrare di sapere rispettare le regole, e io credo che i giovani devono prima di tutto chiedere a se stessi quali sono i loro talenti. Prima capiscono qual è la loro vocazione e prima si mettono in cammino per costruire un futuro importante. Ma per costruire questo futuro importante bisogna che il paese non insegua chimere, non insegua scorciatoie, non insegua illusioni, perché il debito pubblico che pesa su questo paese è un macigno enorme sul nostro futuro. Quindi chi vi racconta e chi vi promette ciò che non può dare è colui che veramente sta mettendo a rischio il futuro dei nostri giovani. Io credo che il capitale umano che c'è in questo paese è un capitale importantissimo. E devo dire che oggi questo incontro che ho fatto al liceo a Nola mi ha molto colpito per quello che ho potuto vedere, ma se il paese tutto non si rimette in moto la disuguaglianza aumenterà, e quello che è successo in questi anni è terribile, perché oggi l'Italia è la somma di due paesi, la Germania e la Grecia. Il divario di reddito è un divario enorme. Per colmare questo divario bisogna farsi carico dei poveri, ma bisogna fare in modo che il paese ritorni a investire, il paese ritorna a fare le infrastrutture, si finanziano le università, si finanzi la ricerca. E io credo che un cammino di responsabilità ci può aiutare, un cammino di illusioni ci illude per l'ultimo e quindi dopo non ci saranno più chance, perché io ho sempre detto che il cigno nero è un evento raro, quindi io credo che non tornerà più, però nulla si può escludere. Quello che è di certo è che non ci sarà un altro cavaliere. Grazie, so che c'è una domanda, vedo un ragazzo dal pubblico che vuole fare una domanda, prego. Salve direttore, no, è che a quanto pare questa piazza rappresenta un po' gli italiani, no? Perché vedo già che la crisi per loro è già bella che è andata. Ma una cosa che mi chiedevo è che se dopo il Jobs Act e quello che è successo, lo abbiamo visto, insomma, se dopo questo provvedimento ci può essere ancora una speranza per noi giovani, specialmente al sud, di ritrovare qualche provvedimento che veramente vada al nostro vantaggio.
Guarda, io penso che la cosa più importante, vedete, non ne parla nessuno, ma c'è un fondo unico per le infrastrutture che è stato, che prevede degli investimenti per quasi 90 miliardi nei prossimi 15 anni. La cosa veramente più importante per i nostri giovani, per il nostro paese, è fare in modo che quegli investimenti diventino realtà. Cavour disse che avrebbe unito l'Italia con le ferrovie, ma manca ancora un'alta velocità ferroviaria che colleghi Napoli a Bari. Io credo questo piano di investimenti prevede questo investimento. Non date retta a chi dice noi dobbiamo farci carico dei poveri, ma non possiamo credere e dobbiamo aiutare i poveri in modo concreto, i veri poveri. Ma il futuro del Mezzogiorno d'Italia è un futuro che può venire solo dagli investimenti. Bisogna fare in modo che l'economia produttiva anche del Mezzogiorno cresca e dia occasioni durature di sviluppo ai giovani meridionali. E questo può avvenire solo se ritorneremo a fare investimenti e se ritorneremo, ad esempio, se riusciremo per la prima volta a collegare Napoli a Bari. Grazie. Grazie, c'è qualche altra domanda? Se mi posso permettere, avrei un'altra domanda. Velocissimo. Sì. Lei prima ha parlato di noi giovani, no? Che dobbiamo avere consapevolezza delle scelte che facciamo. Ragazzi, però un attimino, se fate silenzio perché c'è un vostro compagno che ha da chiedere un'ultima domanda, quindi se cortesemente gli diamo spazio, prego, scusami. No, no, anzi. Come facciamo a riconoscere davvero una persona che vuole il bene del nostro paese essendo italiano e distinguerlo da un demagogo che esce dalla prima scuola di oratorio? Ecco perché io dico che è importante conoscere la storia economica di questo paese. Diciamo i nostri giovani studiano e sanno veramente il rischio che ha corso l'Italia, forse hanno anche la consapevolezza di evitare che questo rischio ritorni. Se non c'è questa consapevolezza, il rischio tornerà. È molto semplice. Grazie, allora io volevo ringraziare, mi dicono che siamo in chiusura, volevo ringraziare ovviamente il direttore Roberto Napolitano per essere stato con noi questa sera a Nola, ringraziare tutti quanti voi per l'attenzione e ripasso la parola a Paola e alla collega per le conclusioni. Allora.